Nei tuoi tre film, noi abbiamo presentato qui il primo dei film di Fanny alcuni anni fa, era credo il 2011, nei tuoi tre film hai sempre affrontato storie e tematiche che non ti hanno mai vista, benché tu sia un'attrice molto importante, interpretare un ruolo nei film. Avresti potuto benissimo, per esempio, essere tu l'amante di Stalin, con la tua non ambiguità, ma con la tua perversa capacità di seduzione, che potevi anche, come dire, conquistare un dittatore imponendoti sul dittatore, non subendo il dittatore. È una scelta precisa questa tua di non essere davanti alla macchina da presa quando sei anche dietro come regista. Io penso che viene dal fatto che quando sono attrice, per recitare ho bisogno di dimenticare tutto, di buttarmi senza pensieri, molto più come un istinto che un pensiero. Quando recito cerco di dimenticare la macchina da presa, le condizioni, tutto, per, come un buco nero. E dunque mi sono detto che se ero la regista avrei sempre un controllo di cosa, come recita l'altro, se la macchina è bene messa, se è troppo lento, troppo moscia. Dunque penso che sarebbe come essere sempre un po' di fuori come attrice. Ma è vero che ogni volta che ho fatto la regia di un film avevo questa grande malinconia di volere recitare tutte le parti, anche quelle di cani, di cavalli, perché recitare è una cosa incredibile. E quando guardavo nel combo, al momento del ciak, guardare sulle facce degli attori, potevo mettermi nella loro pelle, perché potevo sentire quell'eccitazione di dire, boh, buttiamoci. Ma è vero che allo stesso tempo ogni volta che ho scritto parte femminile e anche maschile, ho sempre voluto trovare qualcosa di bene e di brutto. Avevo bisogno di amarli. Mi ricordo che la gente intorno a me mi diceva, stai attento, non amare troppo Stalin. No, non era il fatto di amarlo, ma di capirlo o di vedere come era fatto, che per me la prima scena di questo film dice tutto. Se tu ti comporti come una pecora dentro un mucchio, tu avrai le cose di quali tu hai paura. Dunque, per quello che in ogni dei miei film ho sempre messo l'individuo da solo contro la massa. Per quello che quando faccio arrivare Stalin sono tutti là e sono sempre trattati come... E poi subito c'è Danilov e Lydia che si individualizzano. Come, voilà, è la grande domanda di Lydia e che chiede a Danilov, e tu che cosa hai fatto per perdere l'anima? Volevo che lei parlasse al pubblico, come se ogni di noi abbiamo sempre il rischio di perdere un po' dell'anima, perché come a ogni di noi sappiamo cosa è successo.